trova e non solo ovviamente, e poi arriva anche il mondo dell'Unicef, ora un po' di spettacolo che non basta mai, quindi una cosa un po' più ludica sicuramente, e che dà una vetrina nazionale al maestro e all'arte Olafur Crotone, che sia perché ancora una volta il maestro affidato negli ultimi anni è stato protagonista con i premi cover, e quindi al giovedì sera i suoi premi erano sul palco dell'Ariston premiando appunto la cover migliore. Quest'anno c'è una grande novità, sapete che il direttore artistico Claudio Baglioni ha cambiato un po' questa dinamica del premio cover, che non sarà più presente, ma ci sarà una bella novità. Quindi intanto grazie a tutti gli amici dei media che hanno voluto essere qui presenti, che hanno quindi voluto dare questo bel contributo alla nostra inaugurazione. Quindi parola al maestro affidato, che come sempre è emozionato, quindi insomma è importante avere anche un po' di sostegno da parte vostra. Quindi maestro affidato, a lei la parola. Un ringraziamento ovviamente, ringrazio ancora a tutti voi della stanza, grazie. Sì. Grazie a voi, scusate un po' la mia voce di influenza. Innanzitutto ringrazio voi della stanza per la vostra presenza, ovviamente in modo particolare al signor sindaco e l'amico Ugo Pugliese, l'amico sindaco Antonio Argentino, la giunta comunale, ci sono diversi presenti, la professora di Zella, di nomi non può tutti per uno perché non vorrei che siamo letti qualcuno, al presidente di Confindustria di Piero Vicente, anche al presidente Casile, Giovanni Ferrarenne di Confcommercio e altro Pugliese anche della Camera di Commercio di Cortone. Io sono, ecco, veramente, come diceva Francesco, sono emozionato, perché poi ecco, quando ti proponi, noi lavoriamo intensamente a realizzare questo premio, quando ti proporre, quando ecco, una quantità così grande della stampa, ovviamente l'emozione subentra. Io voglio dire che sono veramente contento, io questa conferenza stampa ogni anno mi viene richiesta di farla in città come Roma, come Sanremo, perché poi sarebbe forse giusto farla in quelle città, ma io fortemente ogni anno la faccio nella mia città, nella città di Crotone, perché voglio che tutti quanti sappiano che i premi, parecchi premi speciali di Sanremo, arrivano dalla Calabria, arrivano da Crotone. Quindi questo, ne sono veramente molto contento di poter, ecco, fare questo gesto e poterlo considerare e dare alla mia gente. Manca circa una settimana ormai per il Festival della Canzone Italiana. Come diceva Francesco, quest'anno sono cambiate un po' le regole, non si danno più i premi cover, ma mi è arrivata questa commissione importante, perché tra tutti i premi che ho realizzato, quello che quest'anno spicca di più è il premio, il famoso premio della critica Mia Martini, che mi hanno commissionato di realizzare sia per il campione ma anche per le nuove proposte. Questo è un premio che nasce nel lontano 1982, premio dedicato a Mia Martini, è un premio che viene assegnato ogni anno dalla sala stampa. Come potete vedere, è un premio realizzato con, consiste da un bassorilievo in argento dove è stata rappresentata sia la palma che il leone, che poi sono il simbolo di Sanremo, tutto realizzato con smalto a fuoco, dove sono state messe anche delle parti in foglio oro. Non solo premi cover, ma anche il premio numero 1 città di Sanremo, che viene raffigurato dalla palma d'argento. Questo è un premio che ormai viene istituito da Sanremo da circa 5 anni, è un premio che è stato consegnato negli anni a coloro che hanno reso famoso il Festival della Canzone Italiana del Mondo. Si ricorderà che questo è stato un premio consegnato ad Albano Carrisi, a Rita Pavone, a Tony Renis, a Pippo Baudo, e quest'anno questo premio verrà assegnato ad un grande italiano, un italiano vero, Toto Cutugno, che sta riscuotendo un grande successo in Russia. Pensate che voi avrete sicuramente ricorderete della caduta dell'aereo della banda musicale nazionale russa dove sono deceduti, e quella piccola parte che è rimasta in Russia di questa banda musicale verrà in Italia proprio per onorare Toto Cutugno, che in questo momento è l'idolo nella Russia, perché, per cui per me è veramente un grande onore realizzare questa palma d'argento che consegnerò insieme al sindaco di Sanremo nella serata numero 1 città di Sanremo. Oltre a questa serata, oltre a questi premi, che questo anticiperà il Festival della Canzone Italiana, ci sono i premi dietro le quinte. Il premio dietro le quinte è creato da coloro, tutti i giornalisti del Festival, e quest'anno è rappresentato da Dino Cuca, rappresenta per l'appunto il dietro le quinte, e quest'anno il premio viene consegnato a Giampiero Artegiani, che è colui che ha realizzato il brano Perdere la Mora, a Laura Cervellione del TG24, a Sandro Ciotti dell'Ufficio Stampa. Un altro premio viene dato anche a Nicoletta Mantovani, moglie di Pavarotti, per la Fondazione Pavarotti, uno a Cristiano Minellone, che è appunto, essendoci Toto Cutugno, è quello che ha scritto la canzone in italiano, e poi un premio speciale a Dino Vitola, il premio Mr. Broker, viene assegnato a Davide Maggio. Pensate che questo premio
ha una giuria importante. Questa giuria è composta dalla presidente Marinella Mengoni della Stampa, Mario Vincenzo Peggis del Corriere della Sera, Dario Salvatore di Rai 1, Marco Bordini del Messaggero, Andrea Spinelli del Quotidiano Nazionale e Andrea Scarpa di Donna Moderna. Oltre a questo premio, come ogni anno, io partecipo a Casa Sanremo. Casa Sanremo non è l'Ariston, ma diciamo, ecco, è l'ospitality del festival, è il salotto del festival dove si svolgono tutti gli eventi collaterali. E negli anni ho avuto, ecco, delle mie amiche che mi hanno accompagnato in questa inaugurazione, negli anni scorsi con Anna Fari, e lo scorso anno siamo stati anche con, mi dimentico, un qui non con Isabella Gregoraci, e quest'anno in particolare sarò presente con un volto noto di Rai 1 e di Stesso Ardi, dove inaugureremo sempre col sindaco di Sanremo, l'assessore, il padron Vincenzo Rosalini, Casa Sanremo. Per Casa Sanremo ho anche realizzato i sold out, perché a Casa Sanremo verranno consegnati questi due premi. A Casa Sanremo ci sono anche le radio più importanti in Italia, dove gli artisti verranno, e gli artisti che, ecco, l'artista che verrà premiato come miglior videoclip, sia Big e sia Nuove Proposte, riceveranno quest'opera composta da un cristallo con questo disco d'argento e con anche l'incisione del testo della manifestazione. AFI è l'Associazione Fonografici Italiani. L'AFI nasce insieme al Festival della Canzone Italiana, che sarebbe un'associazione che ha l'etichetta dei grandi artisti. Negli anni abbiamo premiato, diciamo, tantissimi artisti che sono stati presenti al Festival della Canzone Italiana, ma quest'anno in particolare abbiamo realizzato con le tre targhe, tra i tanti premiati, perché sono 8 premiati, ma tra i tanti ci figura, ecco, Rete Canzian, Robby Facchinetti e anche Carlo Poggi. Un premio importante anche quello di Libera, che abbiamo organizzato, perché ci sarà anche musica contro le mafie questa a Sanremo. Questa mattina ci presenta una delegazione, ma purtroppo per problemi non è potuto essere presente a Crotone oggi, ma non sarà dopo domani presente a Cosenza, perché alcuni premi verranno presentati anche a Cosenza, e quindi saranno lì anche per parlare di questo grande evento. Anche per questo evento ho realizzato i premi che lo scorso anno hanno vinto anche Lele e Fabrizio Romano. E poi UNICEF, io ho ricevuto da circa 2 mesi questo prestigioso incarico di ambasciatore UNICEF. Mi sono già proposto l'anno scorso con un convegno a Casa Sanremo, ricorderete, che sarà poi una serata anche durante la serata sul palcoscenico dell'Ariston, ma quest'anno anche in particolare tratteremo un tema importante quanto quello dei migranti, e in questo convegno mi accompagnerà come sempre in tutte le mie iniziative anche il presidente nazionale UNICEF, Giacomo Guerrera. Io con i premi ho finito, perché poi ci sono altri piccoli premi, ma diciamo quelli più importanti li ho tutti descritti. Ce n'è anche uno lì, quello di Novitola, con realizzato il casinò proprio di Sanremo, che è andato anche a dire un premio alla carriera. Queste sono grandi persone che hanno costruito il festival negli anni. Io, come dicevo prima, sono veramente onorato, sono onorato che da questa nostra città possa partire questo messaggio. Un messaggio della nostra Crotone, della nostra Calabria, che la Calabria e in Calabria si riescono a fare tante cose belle. Poi anche la vostra presenza, credete, lo dico col cuore, quella della stampa. Ieri sera c'è stato un premio e un caro amico vostro collega ha detto una cosa molto bella: per crescere tutti insieme dobbiamo stare uniti. Non bisogna avere invidia, non bisogna avere sia ti chiedo oggi un servizio a te e tu me lo dai, domani quello che a te. Cioè, è così, è l'unione che ci fa crescere. Sono veramente contento della vostra presenza, ma contento anche del supporto della mia amministrazione, del mio sindaco, della gente che ci rappresenta, perché come dicevo prima, credo che se tutti insieme riusciamo a essere uniti, senza invidia, dobbiamo trovare indirizzi per cercare di costruire in questa nostra terra degli indirizzi che possano portare progressione alla nostra terra, che manca, ma questa non possiamo dare la colpa se tante cose arrivano, la colpa è di tutti. Quando qualcosa non va, sindaco, la colpa non può essere un sindaco. Allora, no, dico la colpa di tutti, perché dobbiamo essere veramente, a parte gli scherzi, tutti insieme ad operare insieme, perché io ci sono e spero di poter fare tante altre cose belle per il territorio, e quello che faccio lo faccio veramente. Grazie ancora a tutti voi.